Ben ritrovati, si torna a parlare di area vasta nelle zone interne della Campania in una fase in cui fa discutere sicuramente il report di Svimez rispetto al futuro di questo territorio. Si disegna un futuro particolarmente difficile, come sapete. Ne parliamo con il sindaco Carmine De Angelis, sindaco di Chiusano San Domenico, piccolo comune della provincia di Avellino, 2000 abitanti. Ben ritrovato intanto, grazie per la sua disponibilità. Professore universitario, insomma, personaggio molto preparato dal punto di vista tecnico, è stato anche assessore al comune di Avellino. Intanto, perché lei dice che ora bisogna accelerare su questo progetto dell'area vasta? Prima di tutto perché ci sono le condizioni per accelerare. Abbiamo una regione Campania che certifica scarsa spesa, entro il 31 dicembre dovrà certificare una prima tranche di spese, quindi necessita di fondi di spesa, e quindi eventualmente l'area vasta può essere un volano di certificatore di spesa. E secondo, perché dal punto di vista prospettico la nuova programmazione 21-27 inserisce come soggetto attuatore di finanziamento diretto l'area vasta, quindi in questo caso Avellino ha precorso i tempi. Io ricordo quando l'abbiamo pensata insieme con la vecchia giunta Foti, io, Arturo Iannaccone, allora Tommasone, pensavamo a una struttura flessibile e quindi pensavamo ad un'aggregazione variabile di comuni, e così è nata l'area vasta. Oggi ci sono le condizioni perché l'area vasta dia concretezza ad una serie di progettualità. Il punto è un altro, è che la parte politica deve aggregare, deve certificare, in qualche modo deve realizzare la cosa, deve anche averne contezza. Ecco, si può disegnare secondo lei con questo progetto un futuro diverso per questo territorio che è a rischio spopolamento, appunto, come ci ricordava Svimez? La politica orienta, la politica parametrizza, la politica può dare futuro. Il problema è che però ci sono variabili complesse sullo spopolamento. Non pensiamo che l'area vasta può essere la panacea di tutti i mali. C'è un problema che è ormai storico di infrastrutture. Abbiamo speso fondi europei per fare altro, non per fare infrastrutture. Abbiamo speso fondi europei non per incentivare l'occupazione, ma per creare in qualche modo ristrutturazione edifici già esistenti, quindi un prestito d'onore agli imprenditori per ricavarsi propri guadagni. E terzo, abbiamo pensato essenzialmente ad infrastrutture tipiche soltanto della contingenza e non della prospettiva dello sviluppo. Oggi una programmazione futura può essere fatta, ma invertire la tendenza in modo immediato è davvero difficile. Sono fenomeni che hanno una lunga durata, direbbe Brodel. Ecco, intanto sindaco, sono stati individuati 4 assi di sviluppo: turismo, welfare, corridoio ecologico e agenda digitale. Siamo sulla strada giusta? Sono queste le... E questa è la strategia L'individuazione di queste aree è vecchia, parliamoci chiaro, qui non ci sono padri e padrini, c'è un lavoro complesso, almeno di 3 anni e mezzo, e quindi le paternità di questi lavori sono lunghe e complesse. Quello che c'è oggi, dicevo, queste 4 aree di finanziamento hanno la possibilità di essere concrete perché c'è un plafond di fondi, di finanziamenti regionali che non è stato certificato, e quindi la capacità nostra di programmare, come già abbiamo programmato, e di realizzare può essere facilmente coerente con la possibilità di spendere questi fondi europei. Però la cosa che su cui voglio far riflettere lei e i telespettatori seguenti, ma perché dobbiamo aspettare sempre l'ultimo momento per certificare spese? L'area vasta è nata 3 anni fa. L'area vasta aveva un protocollo d'intesa firmato 3 anni fa da De Luca. Perché non si è realizzato? E io ricordo bene, per esempio, che quando cambiano i colori politici si firmano i decreti e le approvazioni dei protocolli non in modo lento. Quando invece i colori politici sono affini si fa fasti e nefasti e si parla di velocità, di grande sviluppo e di grande progetto. Un amministratore, un governatore deve avere, come tutti gli amministratori, una visione neutrale e proprio soprattutto oggettiva dei finanziamenti europei. Si parla spesso di filiera istituzionale da questo punto di vista. Intanto, lei sindaco, dalla regione che cosa si aspetta, soprattutto per quanto riguarda le risorse che saranno necessarie per questi progetti? Allora, direi che l'aspettativa nei confronti della regione è triplice. La prima è
ci consente di certificare spese almeno fino al 31/12/2019 e quindi agenda digitale può essere certificata, perché su agenda digitale, per esempio, si parla tanto di informatizzazione, nuove tecnologie, ma la Regione Campania non ha speso nulla su quest'asse. Quindi ci chiede adesso a noi di spenderlo. E ecco, la dice lunga sugli spot di certi governatori. Il secondo aspetto è il corridoio ecologico e, per esempio, le infrastrutture che riguardano l'immateriale, e qui abbiamo una serie di progetti in campo. E allora mi aspetto che questi progetti consegnati tempo fa siano costruiti, certificati attraverso un accordo di programma quadro. Allora, diffido, l'ho detto anche all'assessore, al neassessore, diffido dei protocolli d'intesa, sono un po' stanco di firme, certo, di protocolli d'intesa. C'è uno strumento che velocizza, agevola la spesa europea più dei bandi, che è l'accordo di programma quadro. Molte regioni hanno siglato con comuni che si sono aggregati accordi di programma quadro, è l'ora di firmare questo accordo di programma quadro che stabilisce tempi, modi e fondi. Ecco, intanto lei da assessore al comune di Avellino ha consentito appunto all'amministrazione comunale di intercettare per i suoi progetti diversi fondi europei. Sotto il profilo della spesa cosa deve migliorare secondo lei proprio per i fondi europei? Allora, nei pochi mesi, in 4 mesi abbiamo fatto miracoli, perché abbiamo approvato progetti che non c'erano e abbiamo in qualche modo incastrato quei PIX all'interno di un documento strategico e all'interno di una programmazione reale fatta del piano di previsione triennale e del piano di bilancio. Quindi le programmazioni sono state fatte. Il problema più grande qual è? Al di là che l'ufficio strategico più Europa, adesso l'ufficio strategico e pianificazione europea al Comune di Avellino ho un ottimo ufficio, ci tengo a dirlo, dipendenti preparati e soprattutto con grandi competenze, al di là di questo c'è una scarsa capacità di guardare i fondi europei in chiave prospettica. E quindi riusciamo a contingentare i fondi europei per piccole cose, non per grandi cose. Per esempio abbiamo osannato tanto la programmazione del POC, del finanziamento turistico, 150 mila euro per eventi, teatro, spettacolo, ma un comune capoluogo, 150 mila euro, sono nulla. Certo. Il Comune di Susano fa eventi di gran lunga superiore a quello di Avellino dal punto di vista della pianificazione, ma è un comune piccolissimo. Allora qual è il senso dei fondi europei? Il senso dei fondi europei è fare di Avellino un comune capoluogo e fare di Avellino un comune capoluogo da tutti i punti di vista. Dai primi punti di vista non un comune capoluogo che sia enjoy, ma un comune capoluogo che abbia infrastrutture. Non esiste comune capoluogo che non ha infrastrutture, non abbiamo una rete ferroviaria, non abbiamo soprattutto una rete complessiva di pianificazione dei parcheggi, non abbiamo una rete complessiva dei servizi e non abbiamo un centro storico adeguato per far sì che Avellino abbia un'identità culturale. Se non c'è identità culturale, francamente può essere enjoy ma senza sostanza. Certo, insomma è un chiaro avviso per il sindaco Festa. Intanto lei ha portato Chiusano alla ribalta nazionale perché è stato il primo comune internet free. Com'è nata questa idea? Allora, innanzitutto per vocazione mia personale, io studio i diritti fondamentali dei cittadini ed è evidente che un diritto, diciamo, di nuova generazione è quello, il diritto all'accesso e quindi il diritto ad internet. Lo dico non con una prosopopea né tantomeno con una furia iconoclastica grillina, ma lo dico perché il diritto ad internet è un diritto che ci consente un elemento fondamentale, istruzione, cultura e conoscenza. Poiché però internet ha un costo, e ho pensato di ridurre il costo soprattutto alle fasce deboli e quindi ho attivato una procedura che riguarda europea, che è Wi-Fi 4EU, cioè 4EU, Wi-Fi libero nelle piazze, nei luoghi pubblici. Ci siamo classificati tra i primi 1800 comuni in tutta Europa, quindi il finanziamento ottenuto. Accanto al Wi-Fi ho pensato anche di fare in modo che ogni cittadino di Chiusano a casa propria non paghi più internet. E quindi ho investito con l'avanzo di amministrazione che il comune di Chiusano ha, tra i pochi comuni, ho investito in infrastrutture, cioè ho infrastrutturato l'intero comune di Chiusano con una rete internet gratuita e i cittadini acquistando soltanto il modem utilizzeranno la rete libera 20 mega per navigare gratuitamente su tutto il territorio chiusano. Qual è l'effetto di questa cosa? Uno, il costo complessivo della telefonia è pressoché nullo a Chiusano e significa 400-500 euro anno e a famiglia ed è certamente un risparmio enorme, più degli 80 euro di Renzi o di qualche reddito di cittadinanza. E secondo, dà cultura,
perché avere accesso libero alla rete significa essenzialmente conoscenza, conoscenza che deve essere selezionata, perché internet è un magma indistinto, ma comunque è l'opportunità a tutti e in modo indistinto di dare conoscenza. Ecco, tornando al tema dello spopolamento, a suo giudizio come si combatte, insomma, qual è il futuro dei piccoli comuni, l'idea di mettere in vendita, come sa, le case a un euro, come hanno fatto alcuni primi cittadini, soprattutto in Altirpina, non si è rivelata un'idea molto efficace, insomma, da questo punto di vista. Qual è la prospettiva, secondo lei, insomma, come si può intervenire? Guardi, ci sono varie, non c'è un'unica idea. Quelle di un euro non mi sembra convincente, non l'ho approvata. A Chiusano io ho fatto tasse zero per i nuovi residenti, tant'è vero in questi anni almeno nuovi residenti si sono avuti. Ma perché se ne si va via? Perché non c'è lavoro, perché non c'è prospettiva per i figli e soprattutto perché mancano le infrastrutture. E allora se pensiamo a queste tre cose dobbiamo pensare uno al lavoro, cioè l'IRPIN è un piano di investimento complessivo deve essere fatto e se vede lei PIX, una misura, quella del bando Creo e Innovo che tanti adesso pavoneggiano e come dire, si assumono dalla paternità, invece nasce da un lavoro che abbiamo fatto con l'autorità di gestione con il dottor Mastracchio in Regione Campania. E però se lei pensa al bando Creo e Innovo pensa anche a che cosa? Che ha un incentivo per le imprese, per i professionisti, per gli architetti, per gli ingegneri, cioè per una categoria professionale per fare in modo che resti lì. E quindi occorre lavoro con investimento europeo perché c'è la possibilità di utilizzare i fondi europei per il lavoro. Uno, infrastrutture, non si può pensare che per andare a Roma bisogna prendere un pullman di 2 ore e mezza, 3 ore e poi successivamente arrivare a Roma, quando c'è un treno di alta velocità che arriva in 1 ora e 5, 1 ora e 10. Cioè, è l'unico comune della provincia. L'unico capoluogo di provincia che non ha una sede universitaria, non ha un'infrastruttura di mobilità nuova, non parliamo delle filovie, anni 50 o anni 60, è Avellino, ed è scandaloso, cioè l'infrastruttura di questo tipo. E a Chiosa, lo voglio dire, viva Dio, bellissima la Rocchetta Sant'Andrea, il treno della gioia, il treno della velocità, ma qui occorre ben altro. Occorre infrastrutture che velocizzino, non che creino dolce e mobilità, anche perché camminiamo troppo lenti in questa provincia rispetto invece al paese e soprattutto certo. Al futuro. Ecco, il suo discorso chiaramente mette in evidenza anche la difficoltà di un rapporto tra le zone interne e il governo regionale che soprattutto negli anni scorsi è stato accusato di penalizzare questo territorio. Cosa deve cambiare secondo lei per chiudere questa nostra intervista? Io puntualmente quando prendo i finanziamenti europei, e Chiusano è tra i maggiori comuni che prendono i finanziamenti europei, pubblico una critica profonda al governatore per dimostrare che non c'è politica che ti fa avere i finanziamenti. Ho dimostrato che sui fondi del turismo gran parte li ha presi il comune di Salerno, la provincia di Salerno, anche se l'ho ottenuto anche io il finanziamento POC. Ma quello che è mancato in questa regione Campania è essenzialmente il capovolgimento di una programmazione. Non si passa dal napolicentrismo a salernocentrismo, anche perché francamente è meglio essere napolicentrici che salernocentrici. Napoli è una capitale europea e deve essere dato lustro a questa capitale. E allora non è una logica di trasferimento della paternità della capitale alla Regione Campania che muove, trasforma la regione, ma è una programmazione complessiva dei fondi europei che dà prospettiva. L'area vasta era questo e deve essere questo, cioè l'idea che alcuni servizi in rete possono in qualche modo sviluppare anche le aree interne. Parlo del welfare, parlo della mobilità leggera, dell'efficientamento energetico o ancora di più del corridoio ecologico. Se noi riusciamo a realizzare questi quattro assi dal punto di vista concreto, non delle chiacchiere, e allora un primo utilizzo finalmente idoneo dei fondi europei sarà realizzato. Bene, speriamo bene allora. Grazie intanto al sindaco di Chiusano San Domenico, grazie Carmine De Angelis, che è stato nostro ospite. Ringrazio in regia per noi Aldo Fenizia, naturalmente grazie a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.